Bentornati sul canale YouTube di Round 2, pronti per un'altra recensione a conclusione di questa settimana bella, ricca, densa e intensa. Oggi vi parliamo del remake di Resident Evil 4. Anche in questo caso avevamo fatto un'anteprima che in realtà era molto rapida perché all'epoca non avevamo ancora giocato, messo mano al codice di gioco. Poi in realtà le cose si sono evolute, c'è stata la pubblicazione di una demo ufficiale che ha permesso anche a tanti di voi di giocare, diciamo, le prime fasi dell'avventura di Leon, e noi invece l'abbiamo finita abbondantemente e giocata, anzi io l'ho fatto. Marco invece si è dedicato ad altro, a Bayonetta Origins, di cui trovate la video recensione sempre su questo canale se vi va di andare a recuperarla. Prima di entrare nel dettaglio, come sempre, iscrivetevi, attivate le notifiche. Dillo così, cattivo. Cattivo, sempre perentone. Più energico. La settimana prossima ci saranno delle anteprime importanti a tema vampiresco, diciamo così, quindi non perdetevele. E direi che si può cominciare. E io comincerei facendo un salto indietro, visto che questo è il remake di uno dei capitoli più importanti per la saga di Resident Evil, perché non cominciamo facendo capire magari anche a chi quell'epoca non l'ha vissuta cos'è stato Resident Evil 4 quando arrivò su GameCube? Sono d'accordo, anche perché ne discutevamo in live questa mattina. Secondo me è importante per questo ennesimo remake, che in realtà va un po' ad arricchire e forse a completare, perché ne parleremo magari. Sì. Il punto è che arrivati con il 4 sono ritornati all'epoca moderna, il 5 e il 6 sono anche due capitoli un po' così. Comunque dicevo, va ad arricchire e completare un percorso che è già stato inaugurato da Capcom nel corso del tempo. E se, soprattutto per quanto riguarda ad esempio Resident Evil 2, capolavoro assoluto, che però sicuramente all'epoca si era distinto, ma oggi in rapporto a quelli che sono gli standard odierni era difficile da reperire e soprattutto invecchiato non esattamente benissimo. Resident Evil 4 è la ripartenza del franchise ed è stato un gioco che, come dicevi tu, ha veramente una pietra miliare, cioè ha cambiato un po' il corso dell'evoluzione del videogioco, direi to cure, nel senso che sicuramente è un gioco fondamentale all'interno della serie, ma con la sua visuale sopra le spalle, over the shoulder, con il suo approccio più action, ricordiamo la differenza che c'è tra i controlli di quelli precedenti e questo, ha davvero svecchiato molto, io direi, tutto l'impianto degli sparatutto in terza persona, cioè c'è un prima e un dopo Resident Evil 4. Oggi secondo me questa sua portata, che non esito a definire rivoluzionaria, è un po' smussata e sicuramente godendosi questo remake, che è una produzione importantissima, adesso ve ne parleremo, in cui sicuramente Capcom non è che non abbia badato a spese, ma proprio è andata col freno libero, nel senso senza ha dato tutto, esatto, senza aver paura. Il punto però è che si percepisce, secondo me, come era nell'originale, quanto ci fosse, diciamo, una visione importante e davvero una produzione clamorosa dietro Resident Evil 4, ma si è un po' perso per strada il fattore dirompente dello stesso. Sì, io credo che quella cosa lì sia proprio impossibile da replicare oggi. All'epoca, fra l'altro, Resident Evil 4 arrivava dopo un periodo un po' travagliato per Resident Evil, perché il terzo capitolo, diciamo che era uscito con uno sviluppo un pochino frettoloso, che si vede anche nel remake. Si vede assolutamente, mentre Code Veronica era stato un pochino funestato dal fatto che fosse arrivato su Dreamcast, una console molto sfortunata, poi era stato adattato anche su PlayStation 2, ma con tante rinunce, diciamo, non è stato un capitolo all'epoca tanto chiacchierato, quindi ecco, la saga era un pochino, non voglio dire sul viale del tramonto, perché non era così, però un po' in difficoltà. Sì, era un po' in difficoltà, e il 4 l'ha proprio rilanciata nell'Olimpo. Difficoltà però, fra che, se ti ricordi, facciamo sempre un po' di memoria storica, in effetti ebbero un riverbero potente anche sullo sviluppo dello stesso quarto capitolo. Certo, perché inizialmente doveva essere sempre con Leon, ma molto diverso
sì, sì, più canonico con i fantasmi. C'è una versione di Resident Evil 4 che viene chiamata Resident Evil 3.5 tra gli appassionati, perché appunto è rimasta un po' a metà strada e poi non è mai stata pubblicata. Alcuni di quei prototipi per GameCube in realtà si sono visti, c'erano questi fantasmi che uscivano degli specchi con dei ganci eccetera eccetera, e c'erano una base a livello di idee che poi però non hanno trovato un corrispettivo in un gioco che ha avuto il coraggio davvero di cambiare, sì, l'inquadratura, di modificare proprio l'approccio, un approccio che secondo me oggi viene dato un po' per scontato, ed è così anche in questo remake, ma che allora fu... era incredibile. Incredibilmente. Fra l'altro questo cambio di rotta fu deciso anche da Mikami stesso, che prima aveva assegnato il progetto a un altro director e poi lo riprese, diciamo, in mano, e fra l'altro è stato l'ultimo Resident Evil diretto da... Mikami, che Resident Evil, che la saga l'aveva creata e ideata. Ecco. Ecco, io voglio partire da qui per dire che secondo me Capcom, al di là del fatto che appunto sa probabilmente di non poter replicare quell'effetto lì che fu dirompente per tutto il mercato, però sa, secondo me, di avere, cioè sapeva nel momento in cui ha sviluppato questo remake di Resident Evil 4, di avere per le mani uno dei prodotti che rappresentano veramente i pilastri del brand. Sì. Quindi, mentre per esempio il remake di Resident Evil 3 partiva da un titolo già un pochino più controverso e probabilmente neppure troppo focale o fondamentale per lo sviluppo della saga, ecco, in questo caso secondo me l'attenzione che c'è stata per la produzione e anche per lo svecchiamento di certi elementi narrativi e strutturali è stata massima. Cioè, secondo me qui si torna veramente ai fasti del remake di Resident Evil 2, intendo come operazione, sì, di rilancio. Sì, 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 certo. Fermo restando che però in quel caso, ed è per questo che stiamo facendo tutta questa lunga, certo, introduzione, in quel caso il cambiamento era molto forte, ovviamente, per un tipo di inquadratura diversa, una giocabilità, ovviamente, che stava a metà strada tra vecchio e nuovo, e quindi questa operazione di svecchiamento appariva, sì, potentissima e, come posso dire, immediata. Sì, sì. Sia per chi c'era all'epoca, sia per chi invece magari poi retroattivamente ha guardato com'era Resident Evil 2 e dice: ah, ok, però era tutto diverso. In questo senso il 4 è ovviamente più fedele perché ha creato un canone, e quindi questa riproposizione dello stesso è sicuramente molto attenta, molto importante a livello produttivo, ma meno fenomenale dal punto di vista proprio di quello che c'è a schermo. Sì, secondo me meno fenomenale dal punto di vista poi delle meccaniche di gioco, sì, nel senso che non è che reinventa, sì, completamente, sai cosa? Non quelle è un'esperienza meccaniche. Nuova. No, non è un'esperienza, senso, nuova, se non visivamente, perché, beh, sì, visivamente, certo, l'impegno di Capcom è stato eccezionale, cioè l'impatto con le ambientazioni già conosciute ma svecchiate dal re-engine, che è uno strumento estremamente malleabile, dinamico, davvero eccezionale, è proprio di quelli che ti lasciano un pochino a bocca aperta. Fra l'altro l'ottimizzazione, almeno su PlayStation 5, che è la piattaforma su cui l'abbiamo giocata, è veramente eccezionale. Io l'ho giocato tutto in modalità performance a 60 fps, ma anche se si sceglie la modalità grafica, sostanzialmente, che dà priorità alla risoluzione, il frame rate è sbloccato, va oltre i 30 fps. Fra l'altro, per entrambe le modalità c'è la possibilità di attivare il ray tracing, non è attivo di default, quindi dovete selezionarlo. Il ray tracing, che è abilitato solo in alcuni momenti sui riflessi, sulle pozzanghere, quanto appesantisce? Un pochino appesantisce, però insomma, comunque sia, si vede che il motore è estremamente snello e facile da ottimizzare, quindi complessivamente secondo me il ray tracing, essendo limitato appunto ai riflessi, non gli dà quel plus valore estetico, okay, che si è visto altrove, magari. Sì, soprattutto, sai, non è costante per tutta l'avventura, cioè in alcuni momenti magari c'è quell'ambientazione che lo esalta, sì, 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 però ecco, non è un'opzione che prediligerei, e per questo secondo me non l'hanno resa lo standard. A prescindere, diciamo che però l'impatto del gioco è sicuramente davvero degno di nota, sì, con, sì, una qualità a livello di ambientazione, secondo me proprio di immagine carica, in grado di rendere, sì, anche, sì, la drammaticità, scusate, di certi scenari, sì, sì, con soliti volti che secondo me sono veramente esaltati dal re-engine,
pazzeschi i capelli di Leon, fin troppo puliti, diciamo, sì. E bellissimi anche certi effetti. Le fiamme, per esempio, sono fantastiche. Ma in generale, secondo me, il modo in cui è reso il villaggio, che è un po' l'esempio, cioè proprio il prototipo del tipo di ambientazione su cui Resident Evil 4 ha basato la sua fortuna, che è da un lato molto riconoscibile e dall'altro è pure un po' nuovo, nel senso che ha un rendering, ha un tipo di palette cromatica, eccetera eccetera, che si rifà moltissimo a Village, in una specie di un po' corso e ricorso, quasi cortocircuito, in cui il 4 ha ispirato Village e Village ha ispirato il remake del 4. Esatto. Questa è una cosa che puoi approfondire. Sì, sì, sì. Poi approfondisco quando entro più nel dettaglio anche della struttura, della scansione, dell'avventura, però vorrei arrivare anche al gameplay. Sì, perché certo. Poi magari parliamo invece anche della narrazione, perché anche lì ci sono delle cose interessanti e dei cambiamenti interessanti. Però fermo restando che, questo diciamolo da subito, forse tanti non se lo ricordano bene, cioè era già un gioco orgogliosamente trash. Sì. E resta così. Esatto. Però entrerei appunto nel dettaglio del gameplay. Ecco, il gameplay è quello veramente di un third person shooter, non ovviamente dai ritmi esagerati, cioè non tipo Gears of War, okay. Però si spara tanto e si spara costantemente e si mena, dopo che si è sparato, per risparmiare proiettili, perché sei molto sopraffatto, corri incontro al nemico, calcio volante, che di nuovo non è magari molto credibile, è proprio da action hero del blockbuster, sì. Però vabbè, cioè funziona, ma perché, e questo basta anche andarsi a guardare uno dei video originali, era già così nel materiale, certo, di partenza, cioè hanno scelto di non stravolgere quella cosa che in effetti forse a livello, diciamo, estetico, scenico, di tono, può fare un po' storcere il naso, perché i precedenti Resident Evil erano sicuramente anche loro trescioni, spesso capaci di sporcarsi un po' le mani. Secondo me più che trescioni erano ispirati all'iconografia, sì, dei B-movie, sì, però sapevano prendersi di più sul serio, sì, e soprattutto mettevano in scena probabilmente dei protagonisti che volevano essere anche un pochino più fragili, quindi è chiaro che non si mettevano a prendere a pugni e calci gli zombie, perché quella degli zombie doveva essere una minaccia, sì, che sì, comunque, sì, li metteva in difficoltà, ma anche che non conoscevano banalmente, certo. Qui invece, sì, sì, Leon, che ha tutto un pregresso da Resident Evil 2 eccetera eccetera, si lascia alle spalle, lo dice anche nel prologo, tutta una vita in cui faceva il poliziotto eccetera eccetera, qua diventa una specie di agente segreto libero, sì, di un fare agente quello speciale. Che vuole, e il punto è che poi siamo arrivati nei capitoli successivi a Chris Redfield che prende i massi a pugni, e ci, sì, siamo arrivati passando da qui proprio. Sì. In realtà qui non ci sono quegli eccessi, però iniziano a manifestarsi. Iniziano un po', a manifestarsi, okay, assolutamente sì. E ripeto, per me è stato c'è stato un primo momento in cui c'è stato un po' di sensazione straniante, perché il gioco è veramente molto action, con delle fasi che sono davvero a ondate. Un po' in realtà, se avete affrontato la demo, l'avete percepito. Cioè, sì, c'è, sì, un momento in cui sopravvivi. Questi avversari sembrano non finire più. Ma anche più avanti ci sono proprio delle arene che vanno essenzialmente ripulite, quindi devi semplicemente sparare cercando sempre di risparmiare proiettili finché non nuclearizzi tutti gli avversari. Alle volte davvero, cioè l'oggetto che ti serve per aprire la porta e uscire da questa arena ce l'ha proprio l'ultimo nemico che stai uccidendo, o comunque il mini boss, che un attimino è la minaccia più presente in quel momento. E quindi all'inizio veramente ho detto, mi sono chiesto, ma era davvero così action? E in realtà questa sorta di virata molto molto decisa, però viene accompagnata nel corso di tutta l'avventura da una sensazione che secondo me è quella che viene recuperata dai vecchi survival horror, una sensazione sempre di affanno, cioè non hai mai l'idea, a differenza degli sparatutto classici, di avere tutte le risorse necessarie per
affrontare la quantità di avversari che ti viene proposta. Quindi devi sempre stare attento a quanto spari. È una gestione della crisi, diciamo. Bravo, a dove spari. Questa cosa di sparare, per esempio, alle gambe, far barcollare gli avversari e poi finirli con un calcio volante, ti permette anche solo di risparmiare un paio di proiettili. Oppure una coltellatina. O una coltellata, anche. Assolutamente. Che ti servono. Quindi devi sempre stare attento, capire anche come investire certe risorse, perché poi trovi della polvere da sparo e dei materiali con cui puoi forgiare dei proiettili. Però devi sempre scegliere, ok, adesso me li faccio per il fucile, me li faccio per la pistola. Cioè c'è sempre una sensazione di costante pericolo che incombe sul giocatore, e secondo me quella è, diciamo, l'eredità dei survival horror classici che si sentiva all'epoca in Resident Evil 4 e per fortuna si sente ancora oggi anche a difficoltà normale. Non ti senti mai tranquillo, anche con le erbe, con le cure, devi decidere se comprarla, ed è una cosa molto molto piacevole. Forse fra aiutata anche questa sensazione che ovviamente da un lato è negativa, dall'altro è positiva, perché in un horror vuoi avere, certo, questa sensazione così di grande ansia e di costante disagio, dicevo, incentivata molto anche dal ritmo, che è un, sì, elemento che, lo ricordiamo, già all'epoca, sì, sì, secondo me aveva fatto la fortuna del gioco, nel senso che i vecchi Resident Evil erano molto così a picchi, e con il momento anche di down, la fase più riflessiva, ok, adesso ho tempo per curarmi, mi sposto. Qui sei costantemente sopraffatto da un numero di avversari clamoroso, passaggi anche repentini, a volte pure un po' poco credibili, di scenario, di situazioni, di cose, cioè sei braccato e lo sei, sì, dal minuto uno alla fine di un'avventura che tra l'altro anche in questo senso dura parecchie ore, molte forse ore, più di quello che ci ricordavamo, e con una durata che, vissuta nel 2023, forse non è nemmeno tanto omogenea, no? Cioè nel senso che hai questa sensazione di gioco che forse all'epoca ci eravamo detti, ma quanta roba c'è dentro, sì, continua a cambiare, sì, fighissimo, sì, eccetera. Oggi, per assurdo, abituati ad un gaming diverso, ci sembra pure un po' troppo. Alla fine sì, mi ha dato proprio quella sensazione. Io voglio ribadire che uno dei pregi sicuramente del Resident Evil 4 dell'epoca, che viene trasferito anche su questo, è la grande varietà di situazioni, ok? Nel senso che all'inizio si comincia in maniera abbastanza lineare, poi il gioco si apre un po' all'esplorazione quando si arriva sulle rive di un lago, dove addirittura si può insomma guidare una piccola barchetta per poi raggiungere delle zone di interesse. Poi più avanti si arriva in una zona delle miniere con tanto di corsa sui carrelli. Poi si entra nel castello di Salazar, quindi si entra in una zona più barocca, e poi addirittura alla fine c'è un'isola fortemente militarizzata in cui si approda allontanandosi proprio dalle coste spagnole. Quindi c'è tantissima roba, forse anche tanta al punto da sottolineare la sensazione di disomogeneità, perché davvero c'è un momento con un mostro che cita Alien, la corsa sui carrelli che ho citato sembra uscita da Indiana Jones, più avanti quando si arriva sull'isola, beh, ci sono dei pezzi che sembrano aprite quella porta quando vieni inseguito dal tipo con la motosega e ti apre le porte, ma c'è anche una sfumatura alla Commando / Rambo, sì, 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 quando sì, si affronta, diciamo, un maggiore che ha addestrato Leon in passato. Quindi, cioè, rischia di essere veramente cannibale il gioco, cioè si mangia tutto, un sacco di riferimenti, e però nel suo essere un pochino sopra le righe riesce a, diciamo, far convergere tutte queste influenze in maniera un po' coerente. Il problema è che sul finale si allunga un pochino troppo, cioè secondo me le ultime tre orette forse potevano essere un pochino asciugate oggi. All'epoca c'era forse anche un altro modo di intendere il gaming. Eravamo meravigliati da quanta roba ci fosse. Anche perché, se ti ricordi, fra all'epoca i Resident Evil erano tutti molto più corti, sì, e avevano tutti un cambio di tono. Cioè partivi con la villa e poi finivi nel laboratorio. Sì. Svaccando quasi sempre, sì, peraltro. Perché anche qui era sempre più bello. Anche qui lo fa. Però nel frattempo, cioè, oltre a svaccare, il punto è che parti dal villaggio, come dicevi tu, passi attraverso altre 3-4 macro aree che danno un tono completamente diverso al gioco, elemento poi ripreso anche da Village, adesso magari sì, possiamo sì, parlare di questo ricorso. E in generale, però, all'epoca di nuovo era
tutto action, tutto nuovo, una visuale diversa, un'interazione con anche l'ambiente pazzesca. Il fatto che colpissi il nemico sul ginocchio e quello si ferma era ok, non ho mai visto questa cosa prima di quel momento. Un sacco di boss fight, personaggi assurdamente sopra le righe, cioè Salazar credo che rimanga anche qui una macchietta abbastanza grottesca, sì, e assurda. Però all'epoca metterci tutta questa roba forse ci aveva fatto fare un'indigestione di quelle positive, che dici sì, mamma mia che mangiata che ho fatto. C'era anche la sensazione di meraviglia del gameplay che ti portava fino in fondo. Qua ovviamente il gameplay invece, come giustamente dicevi tu, è un po' più canonico per gli action moderni, e quindi secondo me le ultime ore si fa un pochino di fatica. Si arriva in fondo comunque piacevolmente, cioè ripeto, questa sensazione un po' di sopraffazione che secondo me per un gioco con sfumature horror è comunque positiva, certo, persiste fino in fondo, tranne forse nelle boss fight, perché in questo sistema di potenziamento delle armi, che tra l'altro veicola un buon senso di progressione, c'è nascosta un'insidia, ovvero che tu potenzi anche le armi, quelle, i grossi calibri tipo la Magnum, e rischi di arrivare in fondo e mentre usi fucile, pistola e carabina nelle sequenze normali, tradizionali, diciamo, normali, senti questa sensazione di sopraffazione. Quando arrivi al boss ti sei tenuto quei 10 proiettili di Magnum che ti bastano per ucciderlo veramente in 30 secondi. Io dell'ultimo boss non ho visto neanche le routine comportamentali perché l'ho proprio piallato. Però comunque dicevo, il fatto che boss a parte, questa sensazione di costante sfida ci sia, ti fa arrivare comunque in fondo, nonostante le ultime ore forse siano un pochino stirentate secondo me. Tra l'altro, tra le cose anche che mi vengono in mente così random, altro merito incredibile di Resident Evil all'epoca, che oggi, come dire, lo dai per scontato, la gestione dell'inventario, per esempio. Sì, sì, cioè sì, era una cosa che allora, no aspetta, non posso portarmi dietro tutto, devo fare il Tetris con le cose, alcune le combino, altre le lascio, eccetera. Era un'evoluzione già dell'idea, dei bauli interconnessi, eccetera, molto a fuoco. Sì, sì. Oggi quell'elemento non può risultare una sorpresa, no? No, non risulta una sorpresa, però c'è, funziona. Fra l'altro anche quello veicola un buon senso di progressione, perché la valigetta che Leon idealmente si porta dietro con tutte le armi può essere espansa, ci sono dei ciondoli che si guadagnano in dei poligoni di tiro allestiti da questo misterioso mercante. Anche questo qui ovviamente narrativamente non è un elemento troppo coerente, esatto. Però comunque sia, ecco, questo senso di sviluppo e di crescita del personaggio, anche questo contribuisce secondo me a portarti avanti molto molto piacevolmente. Volevo appunto ribadire a livello narrativo quello che stavi dicendo tu: il gioco è estremamente trash nei dialoghi, anche nei dialoghi di Leon, in alcune sue uscite un pochino sopra le righe, e secondo me, cioè, fa il cazzone che si diverte, sì, sì, nel senso, è in una situazione ovviamente da incubo, ma forse ha il pelo sullo stomaco tale per, sì, prenderla sul ridere, sì. E secondo me è importante anche sottolineare una cosa che forse ci eravamo dimenticati, ovvero quanto Village aveva recuperato da Resident Evil 4, perché in Resident Evil 4, che c'era la prima parte nel villaggio, poi quella sul lago in stile mostro della palude, poi quella all'interno del castello di Salazar che era molto barocca, e alla fine una parte più moderna e militarizzata, cioè sembra essere esattamente la stessa scansione che aveva Resident Evil Village, con l'unico innesto extra in Village di quella parte, diciamo, un po' walking simulator alla PT, senza armi, che ovviamente in Resident Evil 4 non ci poteva essere, in quello originale, perché all'epoca non c'era proprio quel canone di horror sostanzialmente. Non l'avevano ancora inventato. Cioè sembra quasi ogni tanto, se uno oggi si gioca questo remake dopo Village, probabilmente vede, ah ok, questa è la parte tipo Castello della Dimitrescu, questa è la parte tipo Il Mostro della Palude, con quello che dicevi tu, questo strano cortocircuito per cui oggi gli asset grafici del remake arrivano da Village, quindi Village si era ispirato strutturalmente a Resident Evil 4 e poi ha ispirato esteticamente questo remake, quindi è una cosa un po' particolare. A livello narrativo hanno anche smussato qualcosa, hanno reso, diciamo, il racconto secondo me un pochino più morbido. Prima c'erano un sacco di cutscene, per esempio quando Leon veniva contattato
dagli agenti che lo supportavano oppure da altri personaggi. Qui invece quelle cutscene lì sono state sostituite da un piccolo riquadro. Sì, finestra di dialogo alla, esatto, Metal Gear, diciamo. Bravo, alla Metal Gear. Quindi, insomma, è un'esperienza un po' più morbida e hanno limato alcuni eccessi. Io vi ricordo che nell'originale c'era una statua gigante che ti inseguiva. Statua gigante di un nano, però. Di un nano. C'era un nano gigante. Vestito da Napoleone. Con un tricorno. Quella statua, vabbè, lo dico, c'è ancora, ma viene utilizzata in una maniera che è molto un po' più misurata. Bravo, diciamo. bravo. Diciamo così, per non dire troppo. Un po', un po' più c'è, opportunamente trattenuta. Ecco. E quindi, fermo restando che ci sono comunque margini, sì, per delle altre tresciate che non vi vogliamo rovinare. Lo vedrete. Quindi, complessivamente, comunque sia, secondo me, è un remake intelligente. Perché riesce a mantenere quello spirito dell'originale, smussandone un pochino gli eccessi. Intelligente perché riesce a far coesistere senso di progressione, senso di sfida legato a una sensazione di timore costante. Divertimento, perché divertimento, la parte action funziona. Sì, sì. E appunto l'unica sua colpa è un pochino quella di avere un materiale di riferimento che all'epoca era così devastante, sì, e sì, che oggi quell'effetto non te lo dà più. Però ecco, io immagino che comunque qualcuno che Resident Evil 4 non se l'è mai giocato quando uscì su GameCube o quando poi l'hanno riportato su altre piattaforme, secondo me oggi questo capitolo lo colpisce comunque molto. Certo. E per me invece, che all'epoca l'ho giocato, è stato bello riscoprirlo. Quindi insomma è una produzione che secondo me si avvicina ai grandi risultati del remake di Resident Evil 2, senza raggiungere quella vetta che è proprio incredibile. Ma perché quel gioco di partenza aveva bisogno di un intervento diverso, sì, da questo. Maggiore, cioè qui, sì, è più un fattore veramente estetico e di qualche finezza di gameplay, esatto, aggiustata. Là aveva proprio cambiato tantissimo. Prima di chiudere, ultimo approfondimento sui contenuti. Al lancio ci sarà solo sostanzialmente l'avventura, okay, che ha comunque anche un buon replay value, si può fare il New Game Plus. Non c'è la modalità mercenari, che però arriverà successivamente con un DLC gratuito. Nel Resident Evil 4 originale c'erano due modalità dedicate a Ada, una non canonica e una invece che si chiamava Separate Ways, che permetteva di seguire Ada in un percorso parallelo a quello di Leon, che però si intrecciava, sì, con quello a di un certo Leon punto, sì. Purtroppo di questa modalità non solo non c'è traccia, ma non è stata nemmeno citata, visto che si tratta comunque di una narrazione canonica, cioè Ada fa quelle cose nella mitologia e nella timeline di Resident Evil. A me piacerebbe che venisse ripresa, magari sotto forma di DLC, nel caso anche a pagamento, se il, sì, prezzo. Sperando che facciano un'operazione migliore di quella Shadow of Rose, che era, no, vabbè, terribile. Ma qui di base hanno materiale, certo, di partenza. Sì, parti da una cosa che funziona, certo, già bene, quindi, certo, ok. Va bene, comunque direi che siamo arrivati alla, sì, fine di questa lunga trattazione. Speriamo, insomma, che vi sia piaciuta anche questa analisi un pochino più approfondita di Resident Evil 4 Remake. Tra l'altro il remake in realtà non sta nel titolo. Proprio come voler dire, si riparte da qui senza essere... Secondo me sì. Lasciateci nello spazio dei commenti, insomma, le vostre impressioni. La recensione arriva a una settimana dal lancio ufficiale, quindi nel caso, insomma, se poi lo giocate, tornate da queste parti e fateci sapere, che siamo sempre interessati a leggere la vostra opinione. Ovviamente, di nuovo, iscrivetevi, attivate la campanella e alla prossima. Matalo! Ciao!